Ciao ragazzi, sono Mauro del Mondo del Barbecue, negozio numero uno in Italia di barbecue e cucine da esterno. Oggi vediamo insieme un barbecue molto interessante della Napoleon, il Rogue R525SB. Una cosa che mi piace veramente tanto di questo barbecue è la dimensione della griglia, 73 x 45 cm di profondità. Adatto per 12-14 coperti, quindi una misura che secondo me è ideale per la famiglia classica di 4-5 persone, perché riesco a fare veramente un po' di tutto senza sacrificare lo spazio all'interno del barbecue. Vediamo come è fatto all'interno questo barbecue. Alziamo una delle griglie che è in ghisa e nella parte posteriore è leggermente scanalata per far defluire i liquidi di cottura o eventuali marinate. È un classico barbecue americano, quindi molto spazio tra una griglia e l'altra, in modo che la maggior parte dei grassi scendano all'interno del barbecue. E questa griglia si può togliere e sostituire con la piastra in ghisa smaltata della stessa dimensione. Bene, vediamo all'interno come è fatto questo barbecue. È un classico barbecue, come dicevo, americano, quindi diffusore di calore che garantiscono un'evaporazione di grassi, quindi un gusto veramente importante al cibo, e i grassi sono tenuti a scendere attraverso queste due pareti per andare in una vaschera con il grasso che vediamo più tardi. Lo spessore è buono, siamo a circa 0,8 mm, tutto acciaio inox, molto resistente. Vi ricordo che durante la cottura questi diventeranno addirittura rossi, quindi sono molto sollecitati e devono essere di ottima qualità. I bruciatori sono sempre a doppio foro, quindi abbiamo praticamente una doppia fiamma per ogni bruciatore. Il barbecue ha quattro bruciatori principali nella braciere, intervallati da questi altri diffusori che servono solo per diffondere meglio il calore in griglia, perché all'interno sono totalmente vuoti, quindi i bruciatori sono alternati a questi diffusori di calore. La vasca è in fusione d'alluminio, tutta sagomata per l'inserimento dei diffusori di calore. E all'interno della vasca troviamo nella base un foro molto ampio che permette ai grassi, alla maggior parte dei grassi e dei liquidi di cottura, di andare a defluire nella vasca frontale in acciaio inox, che poi è un convogliatore che farà fluire tutti i grassi nella vaschetta principale. Come dicevo, tutti i liquidi e grassi di cottura vanno in questo vassoio in acciaio inox, che tra l'altro si toglie frontalmente, vanno tutti all'interno del foro per confluire in una seconda vaschetta raccogli grassi che si toglie frontalmente in maniera molto comoda. Eccola qua. Tra l'altro questa vaschetta ha le vaschettine in stagnola sostituibili che si possono acquistare a parte. Tornando alla parte principale, troviamo una seconda griglia di cottura alta circa 10-12 cm rispetto alla griglia principale, serve per cucinare con meno potenza a un calore più moderato. La temperatura che troviamo qui corrisponderà più o meno alla temperatura che leggerete nel termometro. Il coperchio è in acciaio smaltato di ottima qualità, lamiera singola comunque, ok, ma permette di lavorare bene sicuramente anche a coperchio chiuso. Troviamo quattro bruciatori principali per dar calore alla griglia principale e una manopola un po' più piccola per accendere il fornello laterale. La potenza totale supera i 19 kW, compreso il fornello, quindi ce n'è tantissima di potenza. L'accensione avviene tramite piezo manuale meccanico ad ogni manopola, quindi spingo leggermente la maniglia, giro e accendo il bruciatore dedicato. L'accensione del fornello avviene in modo differente. Schiaccio la manopola, tengo premuto e schiaccio il pulsante a batteria per l'accensione elettronica a piezo. Altra cosa veramente interessante in questo barbecue è la possibilità di chiudere entrambi i ripiani, anche quello col fornello, in maniera molto molto semplice. Si alza e si piega. Come dicevo, anche il fornello si può chiudere. Ricordatevi di sbloccare la sicurezza che c'è dietro questa parte del ripiano. Le antine sono doppie, di buona qualità, hanno una parte di acciaio interna, possibilità di inserire la bombola fino a 10 kg all'interno del carrello,
Altra cosa interessante, le due ruote, tutte, anzi tutte e quattro le ruote sono pirouettanti con freni in ogni ruota, cosa molto molto comoda. Due accessori indispensabili per questo barbecue: il kit vaschette di ricambio, perché queste vaschette hanno una misura particolare che non si trova in commercio, quindi le vaschette raccoglie grasso però possono essere acquistate come accessorio. Altro accessorio che consiglio vivamente: la copertura del vassoio raccolta grassi. Lo mettiamo dritto, eccolo qua. Quindi senza star là ogni volta a pulire il vassoio, non faccio altro che usare uno di questi copri vassoio in alluminio, dopo 3, 4, 5 cotture lo butto via e lo ripristino con uno nuovo. Bene ragazzi, questo è un bel barbecue, sempre stile tradizionale americano, quindi molto simile alla Weber come sistema di cottura, tutti i grassi scendono, bisogna un attimo stare attenti alle fiammate con le cotture dirette ed indirette, però la qualità è ottima, fa sempre parte della serie Rogue, è un 4 fuochi abbastanza grande, e altra cosa interessante, ha la possibilità di essere richiesto a metano nella selezione del nostro sito tra GPL e metano, quindi chi avesse l'allacciamento del gas in casa o è vicino all'allacciamento del gas può richiedere la versione a metano. Nel sito e in negozio viene fornito in una promozione veramente super interessante, quindi il prezzo qui è molto molto competitivo e direi quasi unico, un prodotto a un prezzaccio di una qualità che è veramente molto molto buona. Ricordiamo che questo è sempre un barbecue della serie Rogue, quindi siamo a livello intermedio ed è molto molto diverso dai Freestyle, da non confondere sia come dimensioni che come qualità dei materiali. Bene ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa recensione, attivate la campanella per ricevere le notifiche e lasciate i vostri commenti qui in basso se lo state già usando o mi volete dire qualche opinione se vi piace o no questo tipo di barbecue o in generale tutta la serie Rogue della Napoleon. Grazie a tutti e buona giornata!